A 7 anni dalla scomparsa di Giovanni Paolo II, Caritas Ticino lo ricorda attraverso le voci dei partecipanti al convegno Giovanni Paolo II, legislatore della Chiesa, fondamenti, innovazioni ed aperture. A noi di Caritas Ticino piace ricordarlo come un grande comunicatore, anche quando e soprattutto la malattia gli ha tolto la parola. È stato un grande comunicatore non soltanto perché è stato in passato, in gioventù, un grande attore, ma anche quando ha parlato ai giovani delle giornate mondiali della gioventù e soprattutto a Tor Vergata nel 2000 durante il giubileo io c'ero e c'erano tantissimi giovani con me che in lui hanno visto soprattutto un padre. Buona visione. Era un uomo semplice. La sua grandezza non si vedeva per niente. Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Basta dire che il segretario della Conferenza Episcopale Polacca nel giorno quando lui è stato eletto, essendo presente alla piazza di San Pietro, domandato dai giornalisti chi è questo Wojtyła, ha risposto: beh, è un filosofo. Cardinalem Wojtyła. All'inizio molti pensavano che sarà un pontificato trionfalistico, ma in realtà quello di Giovanni Paolo II è stato un pontificato sotto il segno della croce, a partire dall'attentato dell'81 e poi dalle varie altre croci che il Signore gli ha dato. Veramente è stato un Papa che non solo ha scritto lettera apostolica Salvifici Doloris, ma quella lettera apostolica ha vissuto in prima persona. E Giovanni Paolo II diventa a un certo punto l'icona della sofferenza, di fronte alla quale si inginocchiano tutti i popoli, anche quelli che non valutano positivamente la sofferenza, quelli che magari vivono alla luce di altri modelli di comportamento. Il Papa è stato un contemplativo, un mistico, e al tempo stesso amava la natura, amava camminare nelle montagne, amava il sci. Un Papa filosofo, un Papa poeta. Ho conosciuto Carlo Wojtyła come professore nel seminario di Cracovia nel 1956. Era un più padre che superiore. Durante il concilio, sono passati già 50 anni, abbiamo potuto conoscerci meglio. A me personalmente, lungo tutti questi anni che ho avuto modo di conoscerlo, di stare con lui anche personalmente, quello che mi ha toccato di più è stato questo aspetto, il Papa come uomo di Dio, uomo di preghiera. Ogni volta quando si incontrava questo Papa si sentiva che lui, sì, è tutto per te, quando parla con te è tutto per te, ma al tempo stesso vive in un'altra dimensione, che non è quella terrestre, ma vive in Dio. E credo che questa è stata la testimonianza più sconvolgente che la gente aveva incontrandolo, soprattutto quando lo incontrava nella sua cappella, ad esempio nella sua cappella privata, quando celebrava la messa. Per
Per me la foto che mi ha impressionato di più è stata una delle sue ultime foto, cioè il Papa seduto nella sua cappella privata durante la Via Crucis, proprio Via Crucis guidata dal futuro Papa, Cardinale Ratzinger. Questa, a mio avviso, è una icona più sintetica di tutto questo pontificato, di lungo pontificato di Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! A me piacerebbe ripresentare le tante volte in cui il Papa, con la voce forte che lo contraddistingueva, affermava ad alta voce: non abbiate paura. Non abbiate paura, come sappiamo, è un'espressione che leggiamo nel Vangelo, quando le donne vanno al sepolcro e rimangono spaventate vedendo il sepolcro vuoto e l'angelo le conforta dicendo in primo luogo: non abbiate paura. Ebbene, è come se gli uomini del mondo d'oggi, è come se gli uomini contemporanei fossero travolti da una paura nei confronti della trascendenza e, ahimè, anche della stessa verità. Il grido del Papa, non abbiate paura, significava e continua a significare per me soprattutto questo: non abbiate paura di usare la vostra ragione, che è un dono di Dio, non abbiate paura di ricercare la verità dell'uomo, non abbiate paura di andare incontro a tutte le difficoltà possibili ed immaginabili nella ricerca del bene. Chi si impaurisce, e purtroppo tanti uomini al giorno d'oggi si impauriscono, perdono questo rapporto vitale con la fonte della verità e del bene e si smarriscono. La parola di Giovanni Paolo II era sempre unita anche a un gesto, forse la sua precedente esperienza, magari anche di attore, difficile poter dire, ma era trascinante già il fatto di vederlo. E di vederlo anche da sofferente, non soltanto come era nei primi anni del suo pontificato, da persona autorevole, dalla statura imponente, dal linguaggio sicuro, ma anche negli ultimi anni, quando non riusciva quasi più a comunicare. O anche quando in visita a Gerusalemme, e in particolare al Muro del Pianto, ha lasciato quel piccolo messaggio scritto tra i mattoni del brandello del Tempio che è sopravvissuto fino ad oggi, una preghiera silenziosa, una preghiera assolutamente silenziosa. È stato un comunicatore che ha saputo comunicare anche senza la parola. Basterebbe pensare agli ultimi tempi, nella testimonianza di questa sua malattia che a un certo punto gli impedì di parlare, ma continuò a dare, come dire, la parola non in senso fisico, materiale, ma in senso più generale. Ma io ho avuto modo di incontrare Giovanni Paolo II varie volte. Ma ricordo in particolare due casi, due opportunità in cui il Santo Padre mi invitò a colazione da lui e tutto il tempo passò perché lui ci chiedeva di raccontare, di dire le cose che facevamo, il lavoro che si stava portando avanti. Era attentissimo, stava a sentire. Era un modo con il quale non rimaneva isolato nel Vaticano, ma invece continuava a vivere nel mondo. Credo che dal cielo ci continuerà a sorreggere nel nostro sforzo di immettere un po' più di messaggio cristiano e un po' meno di secolarizzazione anche nella nostra vita quotidiana, non soltanto nella vita dei popoli.
Io sono andato per una gita in Italia, forse un sabato che era libero, durante il concilio ho fumato anch'io la pipa. Arcivescovo di allora, arcivescovo Vettua, mi dice ma è una stupidità. E dopo qualche settimana ho smesso di fumare.